Ciao a tutti ragazzi, ben arrivati nel nostro canale. Ci siamo in macchina perché stiamo andando, adesso vi spieghiamo dove andiamo. Stiamo andando a cercare una pianta che ho già visto che salì lungo la strada io, che si chiama piantaggine. È una pianta che nasce spontanea un po' dappertutto. Adesso cerchiamo un campo dove raccogliere. Sì, ha un sacco di virtù e dalle quali si può fare anche, si può mangiare, no? Nel frattempo vogliamo ringraziare tutti i nuovi iscritti perché abbiamo superato i 1000 iscritti e quindi grazie. Grazie, che emozione! Grazie! A questo punto io e Lorenzo stiamo girando a cercare la piantaggine. Come il cane da tartufo. E adesso vi facciamo vedere cos'è la piantaggine. Bene le foglie, capiscono, e fa questo tipo di arbusto. A noi servono le foglie, che alcuni le chiamano anche orecchie di lepre. Ecco, abbiamo messo intanto la nostra pianta in ammollo per lavarla e Lorenzo adesso ci spiegherà tutte le proprietà che ha questa pianta che io sono scritte. Però non abbiamo fatto ancora una cosa. Sigla. Antinfiammatoria, bechica, ovvero che combatte la tosse, espettorante, cicatrizzante. Oltretutto i benefici della piantaggine sono dati da un insieme di molecole che includono i glucosidi, i ridoidi, i composti fenolici, le mucillagini, i tannini e l'acido salicilico. Finalmente, dopo tanto tempo, le due nonne ci lasciano stare, però ho invitato Abelarda, che sarà lei, a venire a assaggiare il piatto che preparo io. Questa volta Lady Narda, le loro cucina di... Torniamo alla vecchia... Ma sei vincente emozionato a tornare alla vecchia cucina? Eh? Anzi, devo fare una cosa. È la mia sigla in duello. Sigla. Andiamo a vedere subito gli ingredienti di quello che faremo oggi. Dalla parte vedete tutti gli ingredienti che servono, che è appunto, noi facciamo per due persone, ma io vi metto la ricetta per quattro. Allora, abbiamo la piantaggine, sale, pepe, burro, broda, brodo vegetable, riso, cipolla maggiorana, olio. Partiamo con l'olio. Ok, Ale, du pintai. Ta-ta. Bene. Diamo una leggera tagliatina alla nostra. Loro mettono le listarelle, io invece preferisco tagliarla così. E chiaramente andiamo a unirla alle nostre cipolle. Aggiungiamo il riso. La risa. Facciamo tostare un attimo. Per bene. Facciamo tostare un attimo e poi dopo aggiungiamo, chiaramente cominciamo a aggiungere il brodo vegetale. Sorridi. Vegetable. Cheese. Allora, la nostra ricetta ci va anche la maggiorana, quella secca, ce l'ho. Un cucchiaio, ad occhio io. Abbonda. Bravo. Ricomincio a mescolare. Adesso a questo punto comunque andrò ad aggiungere anche l'olio. La broda. La broda. E ci devo mettere dentro anche comunque, oltre alla broda, eccolo qua, perché serve poi per la mantecatura. La burra. E chiaramente adesso andiamo a salare e pepare. Esatto, okay. Generosamente. Dio, mancamento la nonna. Sono in paradiso! L'hai fatto? Cos'è un miracolo? Chi è?
Ma sono io deficiente? Sono Zika degli Universi! Hai visto? Chiamiamo la suora adesso, sì, chiamo anche la suora. Io? Ma alzati in piedi, ma cosa hai fatto? Cioè, sto di là cucinando, te ti ribalti qui? Non lo so. Sei ripresa? Radicata al suolo? Il sole, lo so. Cosa hai in mano? Radicata al suolo, sì, ma non serve niente quella roba lì. Nonna, stiamo facendo... Non hai guardato neanche... Infatti, ci avete sradicato, proprio decimato. No. È che oggi ho voluto fare una cosa io e la prossima settimana è vostra. Dammi un po' di latte, ti prego. Te e la linona, va bene? Tempo. No, è importante, l'ho fatto io. Sembra buono. Ma la piantagine? Ma cosa ne sai te? Ah, perché tu abiti in campagna e tu sai... Alfava sempre quando eri piccolina la mia nonna genziana. Ah, vabbè, adesso che ce la faccio io. E pensa che la mia nonna genziana può giocare. Va bene, ti lascio andare che io vado avanti con la cucina. Io per mantecare otti e risotti, che a me piace molto, non c'è nella ricetta, se vuoi lo... È una cosa facoltativa, io ci metto dentro una sottiletta, perché secondo me lo rende più cremoso. Ma poi diamo alla fine cosa ne pensa la nonna, già che in realtà è spaltata per terra. Ringrazio ancora i nostri 1000 iscritti ancora, ragazzi, perché ci state dando veramente soddisfazione e siete in tanti, ci fa piacere. Lo chef Mauri ha colpito ancora, il risotto è pronto. Ecco, allora abbiamo impiattato un po' la benemeria del nostro risotto. Questo è il risotto by Mauri alla piantagine. Voilà. Facciamo vedere bene, guarda che rovina. Fammi male con la forchetta, dai, assaggia. Queste sono cose veramente del nouvelle cuisine, fatte con delle erbe spontanee di campagna. Voglio vedere, dai. Dopo 6 anni. Bello croccante. Che voto mi dai? Non lo fai ancora. Ma ce n'è un'attesa. Quanto mi dai? Un bel 9, caro. Grazie mille. Salutiamo tutti i nostri nuovi iscritti e iscritti al canale. Un saluto, alla prossima. Mi mangi, ciao. Ecco, le mangia. Ciao a tutti, ragazzi.